Ok Angelo, allora questa è la FE350, la moto che userai domani. Ragazzi, qui cioè, lo stile è sempre molto importante. E per non far mancare niente, anche il casco aero. Bene, molto molto bene. Ti auguro una buona giornata, una buona gara e buon divertimento. Amici enduristi, oggi siamo al Trofeo Squarna di Cairo Montenotte. Se non sbaglio è la seconda tappa di questo trofeo. Sono con Nick Minne, ve lo presento perché lui ci presenterà quello che è il kit che viene fornito, regalato a chi si iscrive al Trofeo Squarna. Sì, esattamente, allora praticamente il nostro kit è composto da vari partner che ci aiutano, che credono nelle nostre attività, e quindi abbiamo un filtro dell'aria Twin Air, prodotti forti, un tappeto della Urli, abbiamo felpe più t-shirt dello Squarna, abbiamo una serie di cose che sono il nostro partner Motorex che ci dà un kit lubrificante, Sel della Valle con la copertina Sel, ottimi partner che credono nella nostra attività. Nick, ma che tipo di gare ci sono al trofeo? Quindi cosa mi devo aspettare e cosa si devono aspettare i piloti che si iscrivono al trofeo Squarna? Ah, guarda, la nostra formula è proprio aperta a tutti i livelli, quindi dal pilota direi meno bravo al pilota anche ad un ottimo livello di campionato italiano. Qual è il consiglio che puoi dare a tutti? Alcune volte non serve dar tanto gas per poter andare forte. Questa è una regola generale bellissima, teniamola sempre a mente. Grazie. Ciao, sono Matteo e arrivo da Cagliari. Grandi, allora cin cin. Sono francese, da Nizza. Al Trofeo Squarna perché? Sì, è perché è solamente magnifico, eh? E questa piazza è un piccolo paradiso. Benvenuto allora, buona grazie, gara. Grazie, grazie. Ma sei venuto per bere o per andare in moto? Devo carburare. Questi ragazzi mi vogliono bene. Siamo con Simone Zaffaroni, Track Inspector. Cosa vuol dire Track Inspector? Ispettore del tracciato, dai. Quindi colui che va a controllare che il tracciato sia tutto a norma, esatto, per la sicurezza dei piloti. Esatto. Senti, ma se mia mamma mi chiedesse come funziona una gara di enduro? Più difficile spiegarlo che non praticarlo in enduro. Comunque in realtà si svolge su un giro complessivo totale che di solito va dai 50 ai 60 km, dove all'interno sono collocate dalla 1-2 massimo 3 prove speciali. Le prove speciali sono quelle sezioni di questo giro. Da questo momento a quest'altro punto tu sei cronometrato. Quindi tu devi svolgere il tuo giro complessivo restando in una tabella di marcia di un tempo indicativo che ti viene dato alla partenza. Abbiamo dei tempi lungo il percorso da rispettare, quindi di ingresso e di uscita delle speciali. Corretto, giusto? Esattamente. E poi nelle speciali full gas, e lì vieni cronometrato e anche quel tempo che tu farai all'interno della prova speciale conta nella somma totale di tutti i tempi che poi porti a casa e crea la tua classifica di giornata. Posso scartare qualche risultato o no? No, questa regola purtroppo non c'è. Il consiglio dello Zaffa per il blogger. Divertiti. Prima prova speciale terminata, ci vogliono le braccia e un po' di allenamento in più. Simone di Motosystem mi dà una mano con la manutenzione. Cosa hanno bisogno le moto in questi momenti? Quali sono i controlli che fai? Controlliamo pastiglie, catena, che sia tutto a posto, il tiraggio, lubrifichiamo, e sospensioni, sfiatiamo le forcelle. Pieno di benzina? Pieno di benzina e una controllata a tutta la bulloneria in generale. E un po' di carica ai piloti? Sì, quella sicuramente.
Allora, prima esperienza sul 4T, devo dire che il motore mi piace tantissimo, molto molto divertente e facile. Speriamo di prenderci un po' più confidenza nel secondo giro, darci un po' più di gas. Ragazzi, come sta andando? Benissimo, bella. Bellissimo. Com'è il percorso? Bellissimo, non poteva essere meglio. Bello, bello, divertente, bello, bello. Da dove arrivi? Bergamo, Clusone. Un po' di assistenza subito. Vai, ci vuole due tempi e filtro dell'aria subito al volo. Nicolò da Bergamo, ciao! Mi chiamo Vyacheslav Tkachenko, vengo dalla Siberia, da Krasnoyarsk. No, è uno scherzo o è vero? No, è vero, è vero. Beh, sei arrivato fino qua per fare il trofeo squarna, immagino. Certo, solo per questo. Mario, commissario di gara. Cosa fa il commissario di gara? Eh beh, in questo momento qua deve solo fare un controllo sulla manifestazione che vengono rispettate tutte le norme, mentre all'inizio deve controllare i piloti, le licenze, i motocicli che rispettino tutti i regolamenti. Come sono questi piloti? Tutti in regola o c'è qualcuno? Sì, effettivamente devo dire che i piloti erano tutti in regola, effettivamente tutto bene. Quindi viva l'enduro? Per il momento sì, bisogna dire. Come per il momento? Sì, poi vediamo quando arrivano se sono tutti in regola. Ah beh, giusto, giusto. No, comunque è andata bene, hanno fatto i conti giusti. Il Motoclub Cairo non si smentisce. No. Gara finita, trofeo Squarna portato a termine, sono molto contento, mi sono divertito, ho dovuto prendere un po' confidenza con la moto. Mi avete fatto sentire un pilota ufficiale. Mi fa piacere. Venire qua al trofeo Squarna con i ragazzi di Squarna, Nick, Marta, lo Zaffa, Daniele e tutti gli altri, non li ricordo tutti, è stato un vero piacere. E sei sempre il benvenuto. Grazie. Grazie a te Angelo e complimenti per la gara. Ciao. Il motto è sempre il solito, se lo sai lo sai, ma se non lo sai te lo dice il blogger. Saluti dal trofeo Squarna. Ciao.